bentornati, ci sono i solenni festeggiamenti perché grazie. Perché come conversavamo, diciamo, ho avuto questo prezioso riconoscimento dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, e domani ci saranno questi festeggiamenti. Porto appunto veramente il saluto da parte del Sindaco e dell'intera amministrazione a tutti quanti voi, al relatore e ai relatori, in particolar modo ovviamente al signor Domenico La Luce, del quale io devo dire ho letto in questi giorni molto voracemente il libro che mi era stato consegnato, e in particolare devo dire che l'ho fatto con sollievo. Può sembrare strano che usi questo termine, però la verità è che proprio questo ho sentito. Io sono credente, sono da sempre cristiano cattolico nel mio modo, nella mia scelta di vita, e però mi sento prima di tutto libero. Ho sempre avuto questa convinzione e credo che la possibilità di confronto con le persone sia assolutamente il campo migliore, il campo che tutti quanti noi dovremmo sempre in qualche modo continuare a coltivare. E vedo che l'approccio del libro, del pensiero, della possibilità di pluralità sullo stesso libro, dell'intervento del professor Vito Abruzzi è assolutamente innovativo, e credo che sia una delle cose più speciali che questo libro contiene. Indubbiamente il contenuto non spetta a me giudicarlo, però credo che questa apertura nello stesso libro è assolutamente innovativa, e mi ha fatto leggere il libro con sollievo, perché non mi è parso di leggere qualcosa lontano da me, mi è parso di leggere qualcuno che poteva avere idee diverse dalle mie, però che le confrontava con gli altri, con la serenità e la libertà che tutti quanti noi dovremmo veramente avere. Devo dire anche che nell'anno particolare del 150esimo, questo ancora rafforza di più questo pensiero, perché voi sapete, no? Ci siamo festeggiati e si